di grandi uomini di calcio. Allora aveva una carattere, squadra costruita con geometri, ingegneri, architetti e operai. Bravo, quando ci siamo. Didri, okay. Quando un dirigente ragazzi ti porta... io non ho bevuto il vino né niente, sto parlando in un modo concreto, lucido, e vi sto dimostrando, avendo vissuto 9 buoni anni con la triade, avendo vissuto con Boniperti, conosco la mentalità della Juventus a livello societario, a livello di pensare come organizzare una società, una squadra. Sentiamo Forlì. No, ma voi cosa pensano? No, però se non gliela dico. Ma ti rendi conto ancora che la Juventus che ancora punta ancora su Del Piero? Che mi sembra un uomo di addirittura che va alla ricerca. Ma da un po' senti da Robby Del Piero. È un prodotto nostro. Ma che è un nostro figlio. È un prodotto finito. Non si rinega. Lui ha avuto un prodotto scaduto. Lui ha avuto ancora il coraggio di mettere fuori della gente come di l'avete non dico pagato, messo da parte come fosse un brocco. Ma ti rendi conto che ancora c'è dei contratti? Se mi lasci finire, che ancora c'è dei contratti? Se mi lasci finire, poi dobbiamo sentire Del Neri. Posso dare la risposta di Del Neri sul fatto di Del Neri? Se non mi lasciate articolare il mio pensiero sulla scelta di Del Neri, non ci capiremo mai niente. L'hai detto. Del Neri, l'uomo di transizione. Allora, Del Neri il suo problema è quel suo fondamentalismo, il suo dogmatico modo di pensare alla sua ideologia di modus tattico 4-4-2. Ma ragazzi, abbiamo giocato 2 partite con 4-3-3, ma io non parlo di moduli, perché i moduli per me fanno anche ridere. Bisogna di uomini motivati che sappiano interpretare il tuo pensiero, ma quei uomini bisogna avere gli uomini giusti per sceglierli. Chi li ha scelti? Li ha scelti te? Ma dove ha sbagliato lì? Lui mi ha detto dove ha sbagliato. Forlì, ti lascio parlare perché... Forlì! Fai parlare Raffaele! Fai parlare Forlì! Parla Raffaele del tuo Del Neri! Raffaele, di quello che pensi! Raffaele. Aspetta, se posso...